Mi diceva Enzo, piccoli doni divini di VB, testimonianza di Domenico Pollice, strumento del Cenacolo Umanità in Movimento. Tra noi ci fu un lungo dialogo in cui parlammo del dolore e della carità. Mi diceva Enzo, vedi fratello, il dolore e la sofferenza non sono mai un appello della morte, bensì una vocazione che l'anima accetta, poiché la malattia è un mistero, oppure una libera causa, oppure una verità che nasce dalla consapevolezza. Quindi, fratello mio, che la tua anima comprenda l'enigma della malattia. Ora che hai conosciuto la verità, verità che non puoi più disconoscere, non lasciarti prendere più dallo sconforto, ma alimenta la speranza che io ho chiamato armonia rivelatrice. Speranza che è pane quotidiano. Esso diventa frutto della fatica e la fatica è sofferenza, amicizia e amore. Quindi, fratello, raggiunte tutte queste realtà, sei arrivato alla meta. Sappi però che fino a quando non vi sarà pane per ognuno, la vostra società dovrà dare pane agli affamati, e il sapere che qualcuno non può sfamarsi diventa il rimorso di chi butta via il pane. Enzo aveva mosso il primo tassello di verità nella mia anima, poi aggiunse, «Vedi, fratello, questo incontro ha fatto nascere un dialogo». Ha messo a nudo il tuo bisogno di comprensione. Non sempre è facile tutto questo, perché purtroppo certi valori fondamentali della vita non sono così diffusi nella cultura del vostro tempo. Impronta sempre, figlio mio, anche un'azione piccola ad un pensare grande, per arrivare un giorno alla pienezza della vita e della gioia nell'eterna comunione d'amore. Ricordati sempre, fratello adorato, che la tua maggiore forza è nella qualità della tua testimonianza, perché tu hai percepito la superiorità del valore dello spirito. Ora sei un divenire, fratello mio. Porta il messaggio all'umanità. Dille che la morte tradisce l'ipocrisia dei viventi, che non vogliono accettare la verità della morte. Quindi anche della verità della loro stessa morte. Annuncia quel mistero di vita che ha nome morte. Continua.